Dopo la nostra riflessione sul sacerdozio di Padre Pio e quindi anche sul suo cammino di santità, ma anche sulla sua guida di illuminare gli altri, indicare gli altri, suggerire gli altri, incoraggiare gli altri verso la santità, da oggi vogliamo iniziare un percorso, una via, tra virgolette, una riflessione, una meditazione, meglio, proprio sulla santità. È vero che già in precedenza abbiamo detto qualcosa su questa tematica, ma questa volta lo facciamo da una angolatura diversa e lo facciamo anche in preparazione alla solennità del 1° novembre, che è appunto la festa, la solennità di tutti i santi, quelli che sono in cielo, quelli che ci hanno preceduti, quelli che sono canonizzati, ma anche i santi dalla porta accanto, come dice Papa Francesco, quelli che troveremo in paradiso senza alcuna, come dire, senza alcun processo di beatificazione ricevuto sulla terra. Spesso noi abbiamo indicato, parlato del cammino della santità come un cammino verso l'alto, l'apice della perfezione evangelica. E quindi abbiamo sempre pensato che i santi sono, non dico degli eroi, ma delle persone con delle doti straordinarie, con una forza straordinaria, capace di raggiungere queste vette, un po' come gli scalatori, no? Non tutti gli uomini e le donne sono scalatori e quindi non tutti riescono a salire nelle vette più alte, ma solo quelli che si allenano, solo quelli che sanno scalare le montagne. E allora abbiamo questa idea della santità. Eppure vedete, questa è una falsa idea della santità, perché la santità che ci ha indicato Gesù è una santità all'inverso, è una santità che ci porta a scendere anziché a salire, è una santità che appunto ci porta a vivere la sua kenosi. Dio, da ricco che era, si fece povero, Dio che si fa uomo, quindi l'incarnazione, Dio che non ascende, ma che discende. Bene, ci aiuterà in questo percorso un testo bellissimo che ho scoperto da poco, La via della imperfezione, la santità dei poveri, scritto da André Denyeul, che è un sacerdote canadese nato a Montreal, appartenente all'Istituto Secolare Pio X, e che attualmente è responsabile del Foyer de Charité de Villa Châteauneuf di Sutton. È un autore di molti libri spirituali apprezzati dal grande pubblico, non solo italiano, ma europeo e anche del Nord America. Bene, la via dell'imperfezione ci fa santi. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.